Un cittadino ci ha scritto, ha contattato la nostra redazione riguardo alla copertura in amianto in Eternit dei locali lavanderia, attualmente diciamo di proprietà della ASL 8 di Arezzo. Adesso tra l'altro insomma vedremo anche questi locali poi da chi saranno gestiti. Perché ha contattato la nostra redazione? No, bisogna definire una cosa. Qui davanti all'ospedale abbiamo delle coperture in Eternit. Definiamo cosa è Eternit. Eternit vuol dire cemento più amianto, quindi cancerogeno alla salute. Quindi un ospedale che dovrebbe rappresentare la salute, queste coperture in Eternit non ci dovrebbero essere. Dopo ho visto che c'è proprio uno stabile proprio in copertura totale in Eternit. Io chiedo che faccia una verifica e faccia una bonifica proprio totalmente dello stabile. Dopo bisogna dire una cosa, su questo stabile ci sono dei comignoli di ferro in cui esce un po' di fumo e questo fumo viene respirato dall'ospedale. Io lo so di preciso perché mi sono recato sopra l'ospedale nelle parti alte e si respira proprio questo monossido di fumo di questi comignoli, che non so cosa bruceranno in questi comignoli, però si respira da chi è ammalato lo respira. Cioè lei dice il vento lo porta verso, la struttura dell'ospedale? Sì, okay. Si respira. Io chiedo al sindaco Ghinelli, Alessandro Ghinelli, di poter intervenire, di fare una bonifica, può segnalare l'accaduto, segnalare, sì, okay. E por essendo il primo cittadino, certo, in prima linea dire, per tutelare la salute dei cittadini, okay, fare il suo passo, quindi il suo percorso per dire, dare un freno a chi ha questa struttura di fare una bonifica. L'azienda sanitaria ci ha inviato una risposta che leggiamo testualmente. L'azienda USL 8 ha periodicamente affrontato il problema amianto, anche con dei campionamenti sistematici al fine di valutare il pericolo per i cittadini e la sicurezza degli operatori. Anche dagli ultimi campionamenti effettuati con il supporto del Laboratorio di Sanità Pubblica Toscana, area vasta Toscana Sud-Est, non sono emersi valori di dispersione delle fibre di amianto nelle strutture della piastra servizi, cucina e lavanderia del presidio ospedaliero di Arezzo. L'azienda è comunque impegnata in un programma di progressiva eliminazione dell'amianto. A conferma di questo, siamo in attesa dell'imminente aggiudicazione della gara di servizi di lavanderia, che prevede, tra l'altro, la completa sostituzione della copertura della lavanderia stessa. Secondo me un rischio potrebbe solo essere evitato se non c'è. No, quindi, questo se non c'è, ovviamente. Se non c'è, qui ora messo così davanti all'ospedale, a mio giudizio è parecchio pericoloso, quindi la salute del cittadino. Allora, noi abbiamo appunto segnalato questo all'azienda sanitaria, una prima risposta ce l'abbiamo avuta, vediamo che cosa accadrà.